Ah, così lo prendi proprio all'inizio, se no non prendi altro. Quando lo riporto sull'arte pellicola, mettiamoci lontano. Certo che Giovanni, io, Leo Vighi era proprio un pezzo antiquariato da niente. Pensa che la generazione precedente alla tua cinepresa. Pensa che adesso ti capita che la... pure tu c'hai la cosa a mano, la carica a mano. No? Papà la caricava a mano con la moglie. Ah, c'è un motorino elettrico. Era giovane ancora. No, però si vede bene, speriamo che non si rompe lo smonti. Ah. Sono quello di mio padre dopo. Ora faccio una cassetta alle tue. No, a tu, Vieni qua, tu. No. Cristina! Madonna, è Lucio. Vieni, a tu. Vieni qua, lì. Lucio, per non andare. Quando lo vede Andrea, questo. Ti immagini suo padre? Ti immagini suo padre? Stavano saltando sulla piscia che aveva fatto Lucio. Lo sai? Lucio aveva pisciato per terra e ci stavano saltando. Sì, ma già l'avevo visto. Allora sì, Lucio ci aveva un anno. È nato a ottobre un anno e qualcosa. Madonna, quel triciclo è stato mio, quel triciclo. Il plateau, ehi, guarda chi c'è, la macchina, altro che Topolino Amaranto è quella. Quella era la Citroën, la 15 anni. Sulla Topolino Amaranto, si macchia più canto. Adesso dopo vediamo il papà del tuo. Io. Che forza, se tale qua, ragazzi. Che forza che è. Come tale qua. Mia padre. Madonna, come l'ho dato, questo è il pezzo rotto. Come? Come ci teneva mio padre a questo pezzo qua? Tuo padre come?
primo accolore, un avvenimento, perché mio padre prima di sciupare ha dovuto trovare con bianco e nero come veniva. Mia nonna. Pensa, io ancora quel vestito, tricosà. L'hai visto? Sì. E anche quei guanti. Parlava francese, si vede che parlava francese. Cristina voleva scappare a ogni cosa che era scappata. Era la cattolica? Sì, sì. Chissà che fine ha fatto Nicola, se era dietro di me la ragazza era dentro. E la febbre veniva proprio sfocata, cioè il mio padre secondo me che mi metteva no. Un po' vicino al petto. Ah no, la scarsa definizione delle immagini della famiglia. E poi ripreso, perché lì è meglio della televisione, non è? Sorridenti davanti, poi i colori li modifico con il correttore di colore che copro. Qui è finita, questa è solo la bozza. Io ho ancora quella bozza di mamma. La giacca che avevo è una giacca di carta. Sì che mia nonna alla linea ci teneva, stava a 55 anni, non si sa. Tu te ne ricorderai favolosi questi filmetti, eh? Oh sì. Adesso abituate a quelle attuali. No, no, ma è... No, come nitidezza. Ah sì, all'epoca era una settima bellezza per te quella cosa lì. Pensa, tu l'avresti buttata via se la tornata indietro una cosa del genere. Ma erano così i filmetti di 8 mm allora. Te l'ho detto, è un'offesa. Anzi, ti dirò che la televisore gli ha... No, non la toccare questa, è così. Va bene? Sì.
e io mi ricordo del piede di cazzo. Bisogna restaurarle, le restauro elettronicamente. Tira vivi i colori. Il fuoco è l'unica cosa che non puoi fare. Ecco. Si va bene. Sì, è il massimo. No, così li ho sfuochi, tu li riprendi dopo una parte sfocata. Che fai? Il fantasma dell'opera? Sì, stavo investita in danneggiare la colore. E l'ho ripresa con i capelli sciolti. Vedi, i capelli lunghi. La vestita da camicia d'onore, c'è cioè il vestito d'organza a lungo. Certo, io ero sempre cucciolona con quei due, eh. Io non c'ero, mi sono andati a male. Adesso ho perso il fuoco.